È diventata una piacevole e partecipata tradizione la Santa Messa che viene organizzata per la ricorrenza del Natale nella Cattedrale di Cosenza dalla Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, che invita tutti i suoi soci. La celebrazione è stata officiata da Monsignor Francesco Nolè, arcivescovo della diocesi di Cosenza-Bisignano. Il presidente dell'Istituto di Credito ha sottolineato il legame stretto che esiste tra la banca e la diocesi cosentina. Con la diocesi c'è un connubio attraverso il finanziamento che diamo alle mense francescane e diocesane. E poi con il Duomo di Cosenza, con la cattedrale, stiamo preparando insieme al rettore Don Luca, stiamo preparando l'ottavo centenario di questa fondazione, di questa nascita del Duomo di Cosenza. Il 2019 si aprirà con una nuova fase della vita della Banca Mediocrati, entrata nel gruppo ICREA, ma i valori del credito cooperativo saranno affermati sempre con più forza nel solco dei principi dell'insegnamento sociale cristiano. Tutte le leggi, le varie rivoluzioni normative che ci sono camminano comunque sulle gambe degli uomini, e gli uomini che fanno la differenza. Quindi gli uomini di una banca locale, di una BCC, di una banca di comunità devono avere un atteggiamento diverso, pur rispettando le regole che ci sono, e quindi dare accoglienza, dare ascolto alle persone, al territorio che governano. L'occasione della Santa Messa è servita anche per uno scambio di auguri tra amministratori e soci della BCC Mediocrati, e anche l'arcivescovo ha voluto fare i suoi personali auguri. Vi rivolgo ai soci di questa banca BCC che questa sera ha appena concluso una celebrazione molto bella, molto familiare, molto significativa in preparazione al Natale. E il Signore ha voluto nascere in una famiglia, ha voluto nascere bambino, ha voluto nascere povero, e questa è la speranza per tutti. Il Signore ha un messaggio di pace, di serenità, di bontà per tutti. Speriamo che ognuno di noi accolga questo messaggio e ne sia anche testimone presso coloro che incontrerà, soprattutto in queste feste, continuando poi per tutto l'anno. Auguri a tutti e ognuno di voi, soprattutto agli ammalati, ai bambini, alle persone che hanno necessità di essere benedette dal Signore.